Non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Ha ragione. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte. Ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. E scopri che la vita è un gioco di centimetri. E così è il football. È vero, ha ragione. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo. Capitelo? Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita. Ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro, è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Certo. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi. È tutto qui. Allora, vai, coach. Che cosa volete fare? Vogliamo! Left to hide. Together.
la pioggia porta buono, e tutti voi che siete arrivati qua, nonostante la pioggia, i parcheggi non proprio comodissimi meritano tutta l'attenzione, e cercheremo quindi, così come abbiamo introdotto, di darvi elementi utili a questa nostra disputa, che non è una partita di football americano, ma è una partita forse più importante, perché si gioca e giochiamo l'avvenire della nostra città. Giochiamo l'avvenire quindi dei nostri figli, delle nostre famiglie. Non è un luogo comune, non è una drammatizzazione. È semplicemente dire che i dati che abbiamo sulla nostra città sono negativi. La disoccupazione è aumentata del 10% negli ultimi 10 anni. La ricchezza di questa città è scesa del 13% negli ultimi 10 anni. Una città che soffre, e che lo si vede anche nelle cose quotidiane, quando vediamo le buche per la strada, quando vediamo i marciapiedi rattoppati non con il materiale giusto, quando vediamo un bel porto in decadenza e che non dà l'utile che potrebbe dare, e non dà quindi il lavoro che potrebbe dare. Ce ne accorgiamo girando per la città, vedendo anche i visi e parlando con le persone. Ognuno in casa sente un problema forte, che è quello di arrivare a fine mese. Ognuno in casa ha il problema di una pensione che non è più sufficiente per garantire il tenore di vita che c'era prima. Ognuno in casa ha un giovane, un figlio, un nipote, che non riesce a trovare lavoro, se lo trova non è l'aspettativa di vita che aveva. Non è che un comune rinnovato può risolvere tutti i problemi di incanto, ma come dice molto bene questo filmato scelto e che abbiamo fatto vedere su richiesta di Fossati tutto intero in quel pezzo, perché l'altra volta chi di voi c'era al auditorium di Oneglia ha sentito le parole, e di un pezzo più piccolo. Chissà se ci comporteremo tutti bene, torneremo al cinema a vedere tutto il film intero, perché è talmente bello che senza parole potrebbe essere simpatico insieme vederlo tutto, e casomai festeggiando. Festeggiando che cosa? Una fatica. E la fatica è quella di rimboccarsi le maniche e lavorare per la nostra città. Ci sono stati tempi più floridi in cui fare l'amministratore comunale, il sindaco, l'assessore, il consigliere comunale era un onore che si poteva fare anche a tempo parziale, perché la città c'era, gli uffici funzionavano, le esigenze erano minori, i problemi erano infinitamente minori, e quindi si poteva fare anche così. Oggi chi è in buona fede, e ripeto in buona fede, e fa l'esame oggettivo della situazione della città, capisce che siamo in una situazione eccezionale, dove dobbiamo pregare le persone ad andare a amministrare la città d'Imperia, perché è una fatica immane, e sarà una fatica immane, e non credo che si possa essere in mano a degli incoscienti che non sanno cosa vanno a fare. Io nella mia vita ho avuto bisogno di avvocati nell'ultimo periodo. Precedentemente era, salvo mio suocero che lo era, non avevo una frequentazione con gli avvocati. Credo che si debba cogliere e capire che la situazione nella quale siamo noi oggi è talmente complicata e difficile che non lo si può fare a tempo perso, e chiunque si accorge e vede che bisogna dare un impegno sovrumano a questa esperienza. E allora, oggi siamo per parlare della nostra campagna elettorale. Ci siamo visti il 16 di marzo e abbiamo ascoltato con attenzione
il discorso sulla democrazia fatto agli ateniesi da Pericle. Chi di voi lo ha ascoltato? E il silenzio era talmente assordante che si coglieva la forza di quelle parole 431 anni avanti Cristo. Non so se tutti le hanno lette, e forse ad alcuni che non erano presenti potrà essere utile che il discorso sul confronto e sulla democrazia gli venga inviato per approfondire questo tema. E poi il 16 di marzo abbiamo ascoltato delle parole nobili, era l'anniversario dei 40 anni dalla sua uccisione, di Aldo Moro sull'avvenire. Poi abbiamo sentito dai nostri bravissimi locali questa aria di Puccini meravigliosa che è Il Nessun Dorma, anche questo con lo spirito di essere dentro il tema che vogliamo portare avanti. La situazione di Imperi è tale che nessuno deve dormire, che bisogna essere consapevoli che dobbiamo impegnarci per il nostro futuro. Allora, chi di noi deve trovare il posto al figlio? Chi di noi vuol vivere meglio? Non può pensare che ci siano i tempi nei quali, grazie a qualche conoscenza, può cercare di ottenere un posto di lavoro. Non è così. Ognuno di noi può fare qualcosa se si dà da fare per far governare bene Imperia, affinché Imperia, crescendo, dia lavoro a tutti, dia la possibilità di stare meglio, di esercitare meglio il proprio mestiere. Questo è il motivo per cui sono un problema di ciascuno, non è un problema di chi eleggere, è un problema di partecipare per eleggere quelli che riteniamo possano essere più capaci, quelli che nella nostra valutazione oggettiva riteniamo che possono avere forse delle opportunità migliori per governare la nostra comunità. E poi abbiamo sentito il 16 marzo le parole di Churchill sul coraggio, quelle brevi parole importantissime che hanno come oggetto il coraggio di continuare, che sono state parole di un uomo che ha determinato la storia di questa Europa degli ultimi 70 anni. E auguriamoci, con i chiari di luna molto tristi che vediamo in queste ore su quello che sta succedendo in Siria, che non è al di là dell'oceano, è dietro l'angolo. Quindi auguriamoci che ci possa essere una capacità di gestire gli eventi. Se Churchill avesse seguito l'onda del momento, non c'era nessun inglese che voleva fare la guerra a Hitler, non solo, c'era la corona e tutti quelli del suo partito che volevano fare una specie di pace e di trattativa con Hitler, che sarebbe durata 6 mesi e avremmo avuto i nazisti a Londra e la storia di questo continente sarebbe stato un altro. Churchill è lo statista che ha avuto il coraggio di andare controcorrente, perché chi governa, signori miei, non deve essere chi ascolta la lamentela e la urla. Chi governa deve essere quello che deve avere la capacità di capire cosa è meglio per il futuro e poter spiegare ai suoi cittadini quello che è meglio per garantire un futuro di serenità alle persone. Questa è la differenza fra lo statista e quello che occupa una poltrona per un problema di prestigio e non per un servizio alla cosa pubblica. E poi abbiamo sentito quelle parole bellissime di Bauman sulla voglia di continuare. Sono parole molto belle, chi non l'avesse letto, Bauman va letto. Sono parole molto belle sulla capacità che l'uomo deve avere di rientrare in se stesso e riuscire a capire quali sono i valori fondanti. Ecco perché ho fatto questa breve introduzione, per dire che oggi noi proseguiamo quello che abbiamo iniziato il 16 di marzo.
il 16 di marzo abbiamo detto: bene, ci candidiamo insieme ad una squadra fresca, dove mettiamo insieme esperienze e novità, dove mettiamo insieme soprattutto capacità. Io vi ho già detto molte volte, sono contro il giovanilismo qualunquista. Se vado da un avvocato, dicevo prima, cerco di sapere quante cause ha vinto e se è capace. Se vado da un medico e mi devo fare operare, mi prendo tutte le informazioni necessarie per sapere di quegli interventi lì quanti ne ha fatti. Se devo andare da un commercialista, faccio la stessa cosa. Mi devono spiegare perché, se invece bisogna amministrare un comune, allora uno che ha esperienza non va bene. Cioè, è una cosa per me inconcepibile, contro la logica, contro ciò che serve ad una comunità. Ebbene, abbiamo provato il 16 di marzo con questi 13 minuti iniziali, di cui un pezzo l'abbiamo fatto vedere adesso, abbiamo incominciato a esporre quelli che sono i nostri principi, i nostri valori. C'è un filo conduttore in tutto quello che è avvenuto il 16 di marzo e nelle cose che vi ho quindi riepilogato. Sono i nostri valori, sono i nostri principi. Ecco, su questo abbiamo, in questo mese, quasi mese, abbiamo incominciato a lavorare per la stesura e la definizione dei temi principali da affrontare sul piano dei programmi, studiando le cose. Confesso, e lo dico a tutti voi e poi ai rappresentanti dei media che sono presenti e che ringrazio, e invece l'attenzione si è spostata su una cronaca surreale. Ma gli avversari di Scajola hanno il simbolo di Forza Italia o non ce l'hanno? Noi abbiamo detto dal 16 di marzo e molto prima che noi vogliamo partire dal concetto di comunità, dal concetto di esaltazione delle individualità della gente, parlando direttamente con le persone, e dal concetto di comunità sperare di riuscire a recuperare un rapporto fra le istituzioni e il cittadino. E abbiamo sempre detto quindi che eravamo aperti a tutti e contro nessuno, ma che ci rappresentavamo come un'esperienza civica, un'esperienza di comunità. Mi fu chiesto allora: ma il simbolo di Forza Italia ce l'avranno gli avversari o non ce l'avranno? Ma chi sono gli avversari? Io ho impressione che dopo tutta questa spasmodica ossessione ad avere il simbolo di Forza Italia da parte di qualcuno, è di fronte alla spasmodica ossessione il contentino di un surrogato è stato concesso. E io non ho nulla da recriminare, salvo dire, e questo forse è l'esperienza, l'età, salvo dire che a mio parere i simboli sono nati come una semplificazione di fronte al cittadino, perché un simbolo dà una garanzia di un programma e delle facce che ci sono dietro. E i simboli infatti si usano nelle elezioni politiche perché il simbolo in se stesso dovrebbe garantire un programma, una leadership e delle persone. Ho impressione che questo avvio della Terza Repubblica abbia dimostrato anche che i simboli sono finiti. Lo stesso PD ha incominciato forse prima, negli ultimi 10 anni ne ha cambiati 4. Altri partiti, la Lega l'ha cambiato nelle ultime elezioni politiche, perché il simbolo deve corrispondere ad un programma e a delle facce. Ma a livello poi civico qui, io credo sempre di più
che sia iniziata la caduta dei simboli e sia iniziata finalmente il momento delle facce, dove ognuno ci mette la propria, con la sua storia, nel bene e nel male, con le sue coerenze, con i suoi principi, con i suoi obiettivi, senza accettare diktat da nessuno, ma partecipandolo con la gente a cui si chiede il consenso. E quindi io sono contro ad una visione che porta a dire il potere per il potere, la gabbia, quando il potere è per il potere, signori miei, non è servizio, è inganno. E allora noi andremo avanti per risolvere i problemi della nostra città, per dare un futuro ai giovani, per dare serenità agli anziani, per aiutare i più deboli, per aiutare, e ce ne sono tanti, i nostri portatori di handicap, che sono i nostri cittadini. Noi andremo avanti nonostante tutto, ancora contro nessuno e ancora aperti a tutti, contro nessuno, perché non voglio rispondere a toni, a modi, a parole, ad atteggiamenti, perché si qualificano da soli senza che ci sia nessuna risposta. Parleremo poi di altre cose, ma adesso vorrei chiamare sul palco, ve la rendiamo interessante e breve la serata. So che vi è stato distribuito anche un qualcosa di cui credo che parleranno quelli che avranno su. Io vorrei chiamare sul palco Giovanni Amoretti, che è il nostro portavoce. Gianmarco Neglio, che cura i rapporti con le categorie. Paolo Petrucci, che fa il coordinatore della segreteria. Francesco Landolfi, che fa il responsabile del point elettorale di Porto Maurizio. Carlo Scaiola, mio nipote, però lui è scuro, responsabile del point elettorale di Oneglia. E vorrei che venissero su coloro che sono i maggiori colpevoli, non siete indiziati, siete colpevoli di avere spinto fin dall'inizio affinché io dicessi vabbè, proviamo, mettiamoci insieme, facciamo squadra e proviamo, rimboccandoci le mani, a migliorare le condizioni di Imperia. E quindi vorrei chiamare su Giuseppe Fossati, Fabrizio Gramondo, Angelo Musso. E adesso, nessuno me ne voglia, vorrei chiamare i ragazzi che di sera, sabato e domenica, in ufficio, nei point che stanno allestendo, adesso vi sarà spiegato, nell'organizzazione degli eventi,
hanno collaborato dal pennello alla scrittura alle telefonate e che mi auguro crescano ancora proprio con quel questionario che vi è stato distribuito, di cui poi farà riferimento. Prego a tutti i ragazzi che hanno lavorato in questi giorni di venire su. Ecco, io mi avvio alla conclusione per lasciare la parola poi ad altri. E vorrei con questa cornice, e cioè insieme a loro, qui noi non promettiamo niente a nessuno, non promettiamo a nessuno di fare il consigliere comunale, l'assessore, di fare il dirigente di qualche azienda pubblica, o di avere una promozione in un ospedale, in un ente pubblico o in un'azienda privata. Noi non lo facciamo perché non è nostro costume, ma poi non lo facciamo perché anche se volessimo non lo potremmo fare, perché siamo tutti volontari, anche io che ho fatto nella mia vita tanto impegno pubblico, sono 9 anni che ho fatto un passo indietro, per cui mi meraviglio quando mi viene detto deve fare un passo indietro, ma io l'ho fatto 9 anni fa un passo indietro, quindi non so cosa devo fare ancora. Adesso faccio un passo avanti, ma non per avere una nomina, non per essere scelto per diritto divino o per raccomandazione da qualche parte. No, io faccio un passo avanti mettendoci la faccia per vedere se i cittadini di Imperia mi ritengono degno di fare il sindaco di questa città. E se i cittadini di Imperia riterranno, ragionando con la propria testa, ragionando senza schemi, ragionando con serenità. Io continuo a ripetere: campagna elettorale aperta a tutti, contro nessuno. E così intendo fare io, e sono certo che faranno tutti coloro che saranno nelle liste di appoggio che metteremo insieme. Perché questa è una squadra di persone che, anche se non va di moda dirlo oggi, hanno preso un impegno solenne che vale di più di quegli impegni presi dietro una scrivania in 5 a Genova o a Imperia, davanti a tutti un impegno solenne di dedicare tutte le loro energie per la crescita di questa città. Noi lo faremo sperando che di riuscirci, e saremo attenti a voi. E ora, e mi avvio alla conclusione, cosa vuol dire questo manifesto? Ci abbiamo pensato a lungo, perché i programmi troppo spesso sono elencazioni di sogni. È giusto sognare, perché se non hai neanche il sogno certamente non puoi realizzare nulla, ma bisogna far sì che i sogni possano, con l'impegno, diventare anche concretezza. E allora noi oggi cosa abbiamo messo? Noi il 16 marzo abbiamo detto i valori e i principi che abbiamo poi riassunto in Rilanciamo Imperia Insieme. Oggi noi abbiamo messo i titoli fondamentali, i titoli dei contenuti. Sono velocemente a spiegarveli. Pulita vuol dire che le strade non devono avere più la monnezza in esibizione, tanto più in una città che vuol fare turismo. Significa che le buche bisogna eliminarle. Significa che i rattoppi
si fanno come li faremmo in casa nostra. Significa che le aiole devono avere una presentazione diversa da quella che c'è entrando dallo svincolo di Oneglia dalla stazione. Significa che non bisogna essere verdi per avere attenzione al verde. Bisogna soltanto capire che una provincia dei fiori, del sole, del mare e del turismo deve avere un verde pubblico meglio di una città dove c'è la nebbia, il gelo e la neve. Significa che i giardini devono invidiare quello delle città più importanti. Città pulita vuol dire anche che i palazzi devono essere decorosi. È vero i portici, è vero altre zone, ma bisognerà invogliare anche il privato a collaborare affinché i suoi palazzi stiano nel contorno. Ed è assolutamente vero che se entri in un posto ordinato mantieni l'ordine, ma se entri in un posto disordinato non riesci neanche tu a mantenere l'ordine. E poi una novità: come c'è il pronto intervento per la salute, per le emergenze e per tanti altri aspetti, c'è sul gas, c'è sull'acqua, c'è sulla luce. Io credo che questo comune si dovrà dotare di un pronto intervento per la manutenzione, perché tantissime cose, se vengono manutenute subito, riescono a reggere nel tempo e ad evitare guai maggiori. Cosa vuol dire sicura? Significa che bisogna proseguire con le telecamere. I tempi d'altra parte sono cambiati. Io ricordo che appena eletto ministro, nominato ministro dell'interno, quindi ormai sono 16 anni fa, 17 anni fa, andrai a Bergamo perché un sindaco lungimirante di Bergamo 17 anni fa voleva mettere e aveva installato 4 telecamere ed era scoppiata la rivoluzione dicendo che con la privacy questa roba qui diventava una cosa micidiale. E andai lì in un teatro colmo di gente a spiegare che c'è il limite della sicurezza che comunque deve essere garantito al cittadino al di là di quello della sua privacy, deve essere contemperato. Imperia deve crescere in questo senso, perché ci sono troppa ancora diffusa quella chiamata microcriminalità, che invece è forte e non può essere più una zona dove in tanti posti dei centri urbani c'è uno scambio di droga. Ci vuole un controllo del territorio utilizzando meglio le nuove competenze che sono state affidate ai comuni. Oggi ci sono dei poteri in capo al sindaco che vanno anche e spaziano sui poteri delle autorità locali centrali di polizia e vanno incrementati i vigili urbani nella nostra città. Dobbiamo renderla più sicura, che significa anche che al di là dell'accoglienza umanitaria non possiamo avere negli angoli della città i questuanti dovunque. È una cosa che non può essere tollerata più. Le forme di aiuto sono altre, non può essere più tollerato questo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire solidale? Solidale vuol dire il lavoro, e ne abbiamo già parlato. Significa dare tutte le possibilità di lavoro utilizzando gli strumenti di moltiplicazione che ci possono essere nelle attività di un comune che riparte. Significa attenzione agli anziani, ai portatori di gap e agli ultimi. Prospera. E prospera significa produrre ricchezza. La ricchezza chi la produce? L'impresa. Significa attenzione alle imprese, attenzione al commercio, attenzione all'artigianato, attenzione alla pesca, che è una ricchezza in una città come noi. Significa attenzione
alla incentivazione in alcune zone della città, penso qui al Parasio, ce ne sono altre, ad una incentivazione utilizzando la leva fiscale che il comune ha nelle sue mani. In sostanza, dobbiamo far crescere l'occupazione e la ricchezza, perché crescendo la ricchezza ci può essere la distribuzione. E poi il tema dei temi, il porto. Il porto è l'occasione forte di rilancio della nostra economia. Bisogna uscire dalle sacche dei guai giudiziari che sono rimasti quelli di carattere civile, cioè delle cause uno contro gli altri. Si deve uscire, si deve far ripartire il porto, rilanciare il porto. E poi infine, viva, turismo di qualità. Abbiamo bisogno di aumentare i turisti che arrivano con una qualità di turismo che sia alta. Per fare questo dobbiamo sfruttare alcune peculiarità che abbiamo. I borghi. Noi abbiamo i borghi che sono quelli cittadini, a partire dal Prino fino ad arrivare a Borgo Peri, ma abbiamo come borghi queste bellissime ex comuni, dette frazioni, preferisco dirle borghi, che possiamo collegarle meglio con la loro circonvallazione, perché sono un aspetto del turismo significativo che potremmo fortemente lanciare. Così come, per renderla più viva, dobbiamo fare manifestazioni più sovente, perché le manifestazioni di qualità attirano turismo. E quando il turista viene, spende, soggiorna pochi giorni, ma se trova la città prospera, pulita e sicura, poi torna, anche se non c'è la manifestazione. E quindi manifestazioni di sport, di cultura, del cibo, che è una nostra prerogativa. La ciclabile. Io qui non vorrei essere controcorrente, ma l'ho già detto in altre occasioni. Noi abbiamo un'opportunità enorme del trasferimento a monte della ferrovia. Abbiamo l'opportunità che il governo ha dato ai capoluoghi di provincia degli stanziamenti per la riqualificazione urbana. C'è un progetto di massima che quindi può essere toccato, senza perdere il finanziamento, che ne fa un utilizzo esclusivamente ciclabile. Poiché io ritengo che molte parti invece per la ciclabile possono essere utilizzate sulla costa, bord e mer, sicuramente preferite dal cittadino, credo che dovremmo studiare con attenzione, non ho verità, non ho risposte, pongo il problema di valutare se nell'occasione di aver ottenuto questo finanziamento, di avere l'aereo dismesso dalla ferrovia, non si possa conciliare un miglioramento della mobilità urbana, che vuol dire facciamo ciclabile, muoviamo meglio le auto che si muovono in città, ma troviamo anche il modo di fare un trasporto pubblico moderno, come c'è in tutte le città moderne. Guardate cosa hanno fatto a Nizza adesso, l'hanno rinnovata totalmente. Si possa utilizzare quel percorso anche, io dico, un vagoncino di vetro elettrico che non faccia impatto, minuscolo, ma che possa collegare Diano Marina con il nostro Borgo Prino, che permetterebbe finalmente di potersi muovere in questa città che ormai è strozzata. Ho concluso con l'ultima cosa. E l'ultima cosa è questa. Le cose di cui abbiamo parlato, pulita, sicura, solidale, prospera e viva, sono cose, fra l'altro questo è vecchio, perché il manifesto che vedrete è pulita, sicura, prospera, solidale e viva. Quindi lo vedrete così sui muri da dopodomani, perché abbiamo invertito solidale e prospera sono invertiti. Detto questo, quando noi usiamo le competenze proprie, quella roba che è scritta lì e che vi ho annunciato, io credo che riusciremo a farla. Ci impegneremo al massimo, ma riusciremo a farla. Poi ci sono cose che da soli il comune non può fare. Ma non può, con la scusa che non le può fare da solo, non occuparsene. Deve sollecitare quelli che le devono fare. Non è normale che dopo che abbiamo finanziato
la ferrovia nel trasferimento fra San Lorenzo e Andorra, che so è per me un orgoglio personale, non riconosciuto, ma personale, me lo riconosco da solo, non sono solo per la verità, ma dico, non è possibile che non ci sia un impegno straordinario perché si porti a compimento Andorra finale Ligure. Ci vuole un impegno straordinario, vedo che c'è il mio amico presidente degli industriali, ma su queste cose qua ci dobbiamo battere tutti insieme, perché interessa a noi. Facciamo le delegazioni su Roma, gli indirizzi li conosco, quindi vi posso aiutare. Facciamo queste cose, ma fino al punto di dire: noi chiudiamo il confine a Cervo se voi non avete attenzione per questo territorio. E io non ho paura di prendermi un'altra denuncia e un'altra indagine, non ho paura. E così, dove è finito il progetto esecutivo che c'è dell'Albenga Carcare-Predosa? C'è lottato lo stanziamento 9 anni fa per quel progetto. Dove è? Non ci si riesce a muovere già adesso. Come fa a venire la gente qui se non riesce ad arrivarci perché il treno non è ancora completo e perché l'autostrada non si può più raddoppiare? Questi sono i temi non propri del Comune di Imperia, ma il Comune di Imperia dovrà essere punto di riferimento e di stimolo per queste infrastrutture fondamentali per noi. Tralascio la 28, che non va tralasciata. C'è un buco, un traforo pilota che fece fare allora Manfredi. C'è un foro pilota che parte da Cantarana e arriva ad Armo, che ha il diametro di 3 metri. 3 metri è questo palco qua. Questo foro pilota, che è 3 metri, deve diventare una strada. È l'altro impegno grosso che c'è, anche per non sprecare soldi di un lavoro che era stato fatto fino a quel punto lì. E poi l'Aurelia Bis, che dobbiamo completare nella circonvallazione. Era giusto che io mi dilungassi, perché era giusto nella scaletta che ci siamo fatti nelle riunioni del mercoledì, che noi dessimo punto per punto le cose. Il prossimo appuntamento noi lo abbiamo ai sogni d'estate, dove a quel punto sarà gioviale un brindisi di partenza per la campagna elettorale. E poi faremo una presentazione dei candidati affinché ognuno possa vedere uno per uno chi sono le persone che fanno squadra insieme a noi. Lo faremo nei primi giorni di maggio. Ma noi possiamo fare tutto questo mettendoci, come vedete, l'entusiasmo, la passione, il cuore, la testa, il tempo, il sonno, insieme a tutti loro, se da parte vostra ci sarà non soltanto il voto. Qui siete i volontari che vogliono collaborare, bisogna moltiplicarli. Bisogna in ogni momento della giornata, sul luogo di lavoro, in famiglia, parlare, spiegare, uscire e convincere e moltiplicarci. Abbiamo un'opportunità. Noi ci mettiamo tutto noi stessi. Ora tocca a voi. Grazie. Paolo Petrucci, allora, insieme a Claudio Scaiola anche diversi giovani, come mai questa scelta? Ma perché il taglio di questa campagna elettorale è un taglio, l'ha detto l'altra volta all'auditorium della Camera di Commercio, improntato sulla comunità, sul gruppo e da sempre i giovani, ormai ti ringrazio per avermi additato come tale, gli under 45, under 50, comunque siamo un gruppo che abbiamo trovato stimoli nei suoi contenuti, perché vogliamo principalmente una cosa, quella vogliamo tutti, una città più viva, più sicura, più turistica. Abbiamo veramente voglia di restare Imperia, non andare via come hanno fatto altri, per valorizzarla molto. E
crediamo decisamente che Claudio Scajola sia veramente l'unica persona al di là dell'ideologia politica che possa fare questa operazione. Ecco, non magari candidature dirette, ma sarete però a correre per lui. Esattamente. Io, come altri amici che abbiamo avuto esperienze in Consiglio Comunale, questa volta abbiamo fatto scelte diverse, occuparci esclusivamente dell'organizzazione della campagna elettorale, del rapporto con le persone, perché crediamo che sia giusto anche valorizzare altri giovani, altre persone dal mondo del commercio, del volontariato, piuttosto che del turismo, per farle concorrere a rivalorizzare questa città. Anche Giovanni Amoretti impegnato in questa sfida con Claudio per Imperia, ecco, portavoce addirittura, è così? Sì, portavoce di questa campagna elettorale, mi è stato affidato questo incarico, molto impegnativo, molto delicato, ma altrettanto entusiasmante, lo faccio con piacere, ritengo che veramente abbiamo centrato con questo progetto assolutamente civico un punto di incontro con la cittadinanza. Dobbiamo assolutamente parlare dei problemi dei cittadini, non ci deve interessare nessun tipo di architettura partitocratica. Quindi insomma, addio a Forza Italia, la politica in senso stretto? No, secondo me va la politica vista a più livelli. Quando parliamo di un borgo di 40.000 abitanti, secondo me le architetture politiche, che non vuol dire i partiti, ma le architetture politiche devono stare a casa loro. Devono capire che c'è un momento nel quale la cultura politica può avere un senso, c'è un momento nella quale l'amministrazione, la voglia di stare insieme, le migliori menti si devono mettere insieme per cercare di dare il prodotto migliore alla propria cittadinanza. Francesco Landolfi, anche lei schierato con Claudio Scajola, perché questa decisione, quale sarà il suo impegno, visto che oggi è un appuntamento operativo, vuol dire che voi sarete quelli che correranno in campagna elettorale? Sì, diciamo, io ho vissuto lontano da Imperia per tanto tempo, ma credo che in questa circostanza Claudio sia l'unica persona in grado veramente di cambiare le sorti di questa città, che si trova in una situazione di sfiducia e scoraggiamento estremo. E il mio impegno in questa circostanza sarà quello di coordinare il point elettorale di Porto Maurizio in via 20 Settembre. Mi impegnerò affinché diventi un punto di condivisione per tutti i cittadini che vorranno dire qualcosa, una base per i candidati e in generale un punto dove fare squadra. Cercate attenzione anche verso i giovani, è così? Assolutamente sì, questo deve essere un movimento che coinvolga energie innovatrici sotto l'egida di una persona con un'esperienza straordinaria come Claudio. Quindi l'ingrediente essenziale di questo movimento è il mix tra nuove e meno nuove generazioni. Ci sono i giovani, ci sono anche le giovani ragazze impegnate con Claudio Scajola. Marcella Roggero, come mai questa scelta? L'ho fatto volentieri perché credo in Claudio come persona, perché mette a disposizione la sua esperienza, il suo sapere, tutto il suo bagaglio personale per una città che ha bisogno di crescere e bisogno di ritrovare fiducia e di trovare la giusta collocazione sia dal punto di vista turistico che economico che sociale, e è un progetto civico. Io credo molto in questa cosa, sono mamma di due bambine piccole, vivo qua e voglio creare un futuro dove non debbano scappare, e per questo per la prima volta ho deciso di mettermi in gioco. State parlando molto anche con gli under 40, diciamo così, cosa dicono rispetto alla candidatura di questo anziano con esperienza qual è Claudio? Ma nella vita personale noi facciamo riferimento sempre a persone più grandi di noi, quindi è giusto che i giovani abbiano il loro spazio perché siamo il futuro, ma è giusto imparare da persone che hanno costruito, quindi non vedo questa demonizzazione del candidato anziano, no, è corretto che ci sia un giusto mix tra persone adulte, giovani, persone che hanno esperienza, persone che se ne vogliono fare. Giacomo Cecchini è un altro dei giovani che correranno per la candidatura a sindaco di Claudio Scajola, ecco, hai scelto Area Aperta insieme a Giuseppe Fossati, però siete insomma tutti in una grande squadra, mi pare di capire. Sì, diciamo che lavoriamo in sinergia tra le varie liste, siamo tutti con un unico obiettivo che è quello di appoggiare Claudio come meglio potremo, e appunto anche se sono liste separate, diciamo che l'intento è comune, la finalità appunto è comune e cercheremo di lavorare in sinergia. Anche una candidatura giovane, possiamo dire, quanti anni hai? 21.
Allora lo possiamo dire davvero. Sì, possiamo dire che diciamo, ho preso questa scelta nonostante la giovane età, perché credo che sia giusto che in un clima nel quale appunto c'è un grande rifiuto da parte dei giovani nell'impegno politico, voglio essere diciamo una persona che invece che lamentarsi decide di in prima persona di andare a cercare di fare qualcosa per i giovani e per la città più in generale. E anche Laura Bonifazio partecipa a questa sfida, come mai? Beh, innanzitutto perché credo in questo progetto, credo in Claudio Staccaiola e voglio il meglio per la mia città. E quindi alla ricerca di giovani, di coetanei per promuovere il progetto di Scaiola anche fra di loro. Esatto, esatto. E cosa porterete, diciamo, come ventate di gioventù, che cosa pensate di interessare? Beh, un po' di tutto, innanzitutto è molto importante anche il turismo che nella nostra città sta morendo, abbiamo un'importante università che si chiama appunto Scienze del Turismo e perché no, visto che siamo in tanti studenti laureati in questo corso possiamo dare il nostro contributo a Imperia.